cari amici dell'isola di Patmos, surrexit dominus vere et apparuit Simoni. Il Signore è veramente risorto e è apparso a Simone. Siamo nel lunedì della Pasqua, mi trovo in uno splendido angolo del Cilento dove mi sono intrattenuto per il triduo pasquale e desideravo regalarvi oggi, in questo lunedì di Pasqua, una meditazione sul Vangelo di questo giorno. Questa pagina del Beato Evangelista Matteo è l'unica che narra del giorno immediatamente successivo alla sepoltura del corpo di Cristo Signore nel sepolcro, che è un giorno di sabato. Questa è la narrazione dell'Evangelista. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: "Dopo tre giorni risorgerò". Ordina dunque che la tomba venga sigillata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti". Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. E qui dobbiamo ricordare che la tomba del Cristo, per scongiurare i danni collaterali successivi alla morte del Redentore, era stata chiusa con una pesante pietra sulla quale erano stati apposti i sigilli, affinché qualsiasi tentativo di manomissione potesse costituire la prova evidente che il corpo era stato sottratto dal sepolcro. Questo anche per ricordare che Ponzio Pilato non ha agito di propria libera iniziativa, ma perché chiamato in causa dalle autorità giudaiche, desiderose di prevenire quanto dovrà accadere e cercando in tal modo di evitare i cosiddetti danni collaterali ulteriori, quindi chiedendo a tal proposito la vigilanza della tomba. Nei Vangeli è scritto e più volte si trova spiegato, alla fine di varie narrazioni, che i capi del popolo, gli scribi e i farisei, i sommi sacerdoti, lo volevano morto. Il beato evangelista Giovanni narra, per esempio, con molta chiarezza che i giudei cercavano di ucciderlo. Di fronte a questo e ad altri passi simili riportati dai Vangeli, non pochi esegeti e biblisti degli ultimi decenni sono arrivati ad affermare, col capo chino e la lacrima all'occhio, che i Vangeli risentirebbero di un certo spirito antigiudaico, enfatizzato a poca distanza dagli eventi della crocifissione del Cristo, il tutto dinanzi al dolore sempre vivo, il che equivale a dire: perdonateci, ma i nostri evangelisti hanno esagerato. Presi da pathos, condizionati emotivamente da un dolore non ancora elaborato. Ora, a prescindere dal fatto che il dolore per la crocifissione del Cristo dovrebbe essere vivo anche a distanza di 2000 anni e che dovrebbe suscitare in noi grato, doloroso e profondo amore ogni volta che, durante la celebrazione del sacrificio eucaristico, acclamiamo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, a questi cattivi maestri della esegesi e della interpretazione selvaggia verrebbe da domandare come dovremmo leggere e interpretare la frase riportata in tutti e tre i Vangeli sinottici, nella quale il Verbo di Dio esprime testuali parole: il figlio dell'uomo deve soffrire molto,
essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Perché o noi crediamo che queste parole siano state pronunciate da Cristo Dio e fedelmente riportate dagli evangelisti, oppure, come ben capite, in caso contrario cadrebbe tutta quanta la attendibilità dei Vangeli. Una caduta che ci spingerebbe direttamente e per logica conseguenza tra le braccia di Rudolf Bultmann, il pernicioso maestro della demitizzazione dei Vangeli, ridotti a pure allegorie e metafore da interpretare, visto che, a suo dire, i vari miracoli sono immagini figurate, ideate dagli evangelisti allo scopo di trasmettere un messaggio etico, morale e spirituale. Il brano del Vangelo della risurrezione del beato evangelista Matteo, sul quale ci stiamo concentrando in questo lunedì della Pasqua dell'Angelo, prosegue dicendo: ed ecco, vi fu un grande terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Le guardie rimaste tramortite finiscono così col dare prova della inutilità della loro presenza a vigilare su quel luogo. Se infatti la pietra era sempre al suo posto, nessun corpo poteva essere stato trafugato da quel sepolcro. Eppure nessun corpo si trovava più all'interno della tomba sigillata e posta sotto vigilanza armata. Il racconto dell'evangelista Matteo prosegue con l'angelo che annuncia: so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. A quel punto ecco partire dal sepolcro vuoto 2 diversi gruppi di persone. Il primo è costituito dalle donne, che adempiono il comando dell'angelo e si recano ad annunciare ai discepoli la risurrezione del Cristo, il quale è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea, là lo vedrete. L'altro gruppo è invece costituito dalle guardie, che si recano in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Vale a dire, esattamente ciò che i sommi sacerdoti avevano cercato di evitare in ogni modo, memori delle parole più volte espresse dal Signore Gesù, che in più discorsi annunciò la propria risurrezione dai morti. Prendiamo solo un passo tra i diversi, quello del beato evangelista Marco, che narra: Gesù cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Dinanzi al mistero della risurrezione, i capi del potere religioso giudaico tornano ancora una volta a fare uso del denaro. Quindi si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo, e se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. È lo stesso denaro attraverso il quale fu corrotto Giuda, indotto al tradimento. Lo stesso denaro con il quale fu pagato il servizio di vigilanza armata alla tomba.
lo stesso danaro adesso torna ad essere usato come strumento di corruzione che paga per l'ennesima volta. Un danaro che questa volta compra e premia la menzogna. E così, prosegue l'Evangelista, le guardie presero il danaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Questo brano si conclude con una frase sulla quale non si dovrebbe sorvolare, tantomeno per correttezza politica, posto che se Cristo fosse stato politicamente corretto e accomodante, non sarebbe morto in croce, né mai avrebbe detto: chiunque riconoscerà me davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. E la frase di questo Vangelo, sulla quale non si dovrebbe sorvolare e sulla quale adesso mediteremo, è la seguente. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. I capi dei sacerdoti dell'antica religione ebraica cercano di negare in tutti i modi il mistero della risurrezione, mostrando in tal modo paura e cieca chiusura ad ogni azione redentrice della grazia di Dio, non esitando a servirsi dell'inganno per convincere della loro verità anche l'autorità dei Romani, che dominava in quel periodo sulla Giudea. Una verità soggettiva la loro, che procedeva interamente dalla chiusura del loro cuore ad ogni azione della grazia di Dio. Detto questo, va precisato che per fare un serio discorso di carattere anzitutto storico bisogna essere lucidamente onesti, anzitutto per quanto riguarda la morte di Gesù Cristo. I Romani, sui quali non può essere addossata l'intera colpa e responsabilità della vicenda, hanno eseguita nella loro qualità di braccio secolare una condanna fortemente voluta dall'autorità religiosa giudaica. E dinanzi a questo dato di fatto storico, nessuno può riscrivere la storia a posteriori per non irritare la suscettibilità delle persone di oggi o per non turbare quel genere di dialogo interreligioso insano che nulla ha da spartire con il dialogo interreligioso sano e costruttivo, al quale taluni non esitano a sacrificare, al dialogo interreligioso insano, i fondamenti della nostra fede e la storicità dei santi Vangeli. I capi del potere religioso giudaico hanno voluto la morte dell'uomo Gesù ed hanno cercato di distruggerne da subito il ricordo con il ricorso alla corruzione e alla menzogna. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. L'importante è precisare sempre quel che in verità dovrebbe essere ovvio, ma che, sebbene ovvio, oggi necessita più che mai di essere precisato, in questo mondo privo anzitutto di memoria storica. I diretti e totali responsabili della morte di Cristo Signore furono i capi religiosi del potere ebraico dell'epoca. E questo, ripeto, è un fatto storico. Sulla base di questo fatto storico, la Chiesa Cattolica ed i suoi attenti e scrupolosi teologi non mancano di precisare e insegnare al popolo di Dio che i figli del popolo di Israele, gli attuali israeliti o ebrei, non sono ad alcun titolo responsabili della morte di nostro Signore Gesù Cristo. Gli attuali israeliti o ebrei sono
solamente i discendenti degli ideatori di questo falso racconto che, come narra questo Vangelo, si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Un racconto che tutt'oggi, assieme ad altri racconti più o meno ingenerosi, è portato come prova nella maggior parte delle yeshivot, nelle scuole rabbiniche, proprio a prova e dimostrazione della insussistenza del racconto della risurrezione del Cristo. E, come ben capite, il credere a una menzogna divulgata 20 secoli fa dai responsabili della morte di Gesù Cristo non vuol dire né essere responsabili della morte di Cristo, né essere responsabili neppure della menzogna detta da altri. Volendo, potremmo applicare a questo fatto, ben inteso per una sorta di analogia a mo' di esempio, il mistero del peccato originale. Noi non siamo responsabili del peccato di Adamo, che noi non abbiamo commesso, ma che è stato a noi trasmesso attraverso una natura corrotta da questo peccato, un po' come questa falsità che si è divulgata fra i giudei fino a oggi. Il Concilio Vaticano II, quello di cui tanto amano parlare coloro che non lo conoscono e che proprio per questo si sono inventati il loro personale e surreale concilio, mai celebrato dai padri della Chiesa ma solo ideato dalle loro fantasie, scrisse, il Vaticano II, uno splendido documento nel quale sono impresse queste parole: e se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo, tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei del nostro tempo. E con questa breve e chiara frase è caduta la vecchia accusa di deicidio rivolta ad un intero popolo del passato e del presente. Il tutto, ben premettendo che questa deprecata accusa di deicidio non è mai stata un elemento del deposito della fede cattolica e neppure una teologia, al limite una espressione teologica legata per lo più ad un discorso catechetico e ad una raffigurazione o espressione letteraria. Il mondo ebraico è infatti popolato da sempre di persone che credono in buona fede a cose profondamente sbagliate. Ed anche in questo a parlare è la storia. Basti solo dire che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, dall'interno del mondo ebraico, sono stati dati all'umanità tre splendidi doni: Karl Marx, che ci ha donato il comunismo, Sigmund Freud, che ci ha donato la psicanalisi, Robert Oppenheimer, che ci ha regalato la bomba atomica. Perché dico queste cose e porto questi esempi che potrebbero suonare in parte provocanti e in parte non opportuni? Ebbene, lo faccio in parte per coerenza e in parte per memoria storica, perché da anni e anni giornali e mezzi di informazione, per lo più statunitensi, notoriamente legati a certi ambienti e gruppi di persone o di potere, hanno messo letteralmente in croce la Chiesa Cattolica per scandali indubbiamente veri, ma altrettanto indubbiamente strumentalizzati. O per dirla in altri termini, se un ebreo ci regala il comunismo, se un ebreo ci regala la psicanalisi, se un ebreo ci regala la bomba atomica, dinanzi a questo dato di fatto incontrovertibile, si risponde subito indignati dicendo: ma la colpa, ammesso che sia una colpa,
è di quel singolo ebreo, non certo del mondo ebraico e tantomeno degli ebrei. E io, sia chiaro, su questa logica sono il primo a essere totalmente d'accordo, anzi, sono il primo a difendere e promuovere questa logica. Però debbo chiedermi, e di conseguenza chiedere a tutti voi, come mai al tempo stesso, dinanzi a un prete che si è macchiato dell'abominio della pedofilia, si dice subito che la colpa è della Chiesa Cattolica, profondendosi poi in centinaia di articoli e scritti mirati a provare e dimostrare questa colpa incontrovertibile della Chiesa Cattolica? Come mai molti potenti giornali americani, vicini ad altrettanti potenti ambienti, sono giunti persino a pubblicare le liste di certi preti pedofili, diversi dei quali poi risultati non colpevoli del grave delitto a loro imputato? Come mai due pesi e due misure così evidenti? Come mai da una parte ci troviamo dinanzi a una specie totalmente protetta e dall'altra parte a una specie totalmente scoperta, esposta al tiro al bersaglio? Perché sulla Chiesa Cattolica chiunque può sentirsi legittimato a esercitare il diritto del tiro al piccione, mentre chiunque osi proferire un sospiro su altri ambienti e persone rischia di vedersi ricacciare il sospiro strozzato dentro la gola, finendo semmai pure svergognato da un tribunale all'altro? Ora, se in questo mondo libero, tale è il nostro, chiunque può parlare delle tante brutture che, a dire di molti, sarebbero state donate dalla Chiesa Cattolica al mondo intero, non si capisce come mai la Chiesa debba in un certo qual senso ridursi a prendere ordini dagli umori del Gran Sinedrio e chinare dinanzi ad esso il capo, mormorando da decenni solo mea culpa, mea maxima culpa, pur di dialogare a tutti i costi con chi a monte non riconosce comunque la nostra esistenza. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Infatti, e non penso che alcun teologo possa smentirmi in questo, iperdialoganti interreligiosi inclusi, la nostra fede si basa e si regge sulla risurrezione di Cristo. Ce lo dice il beato apostolo Paolo. Se Cristo non fosse veramente risorto, vana sarebbe la nostra fede e vana la nostra speranza. E chi non crede alla risurrezione di Cristo, in modo ineccepibilmente coerente, ci considera figli di una colossale menzogna. Però l'importante è dialogare, dialogare, dialogare. Sì, va bene. Ma dialogare su che cosa? Perché se queste sono le premesse, non sarebbe forse più coerente che certi dialoghi, anziché chiamarli dialoghi interreligiosi, fossero chiamati più opportunamente diplomatici dialoghi interpolitici? Perché è a questo modo che da anni fanno, non di rado anche in modo dannoso, Andrea Riccardi e la sua comunità di Sant'Egidio. Dialoghi interpolitici fatti passare per dialoghi interreligiosi. E qui va ricordato all'improvvido e spesso inopportuno Andrea Riccardi che la Santa Sede, per le proprie attività sia politiche sia diplomatiche, dispone da sempre della segreteria di Stato di Sua Santità, che adempie ruoli e funzioni che non risulta siano mai stati delegati in toto o in parte ad Andrea Riccardi e alla comunità di Sant'Egidio. Come mai ho deciso di riflettere su tutto questo proprio nel lunedì della Pasqua dell'Angelo?
Perché ho affermato in modo apparentemente forte e ingeneroso che la Chiesa non può prendere ordini dal moderno sinedrio né dalla sinagoga? Credo di poter dire ragionevolmente questo, e volendo anche altro, perché del servo di Dio, padre Léon Deon, per delle false accuse di antisemitismo a lui mosse dal moderno sinedrio, è stata bloccata anni fa la cerimonia per la sua beatificazione. Dico questo perché uno tra i più grandi sommi pontefici della storia contemporanea, il venerabile Pio XII, non è stato ancora beatificato per l'odio a tratti feroce manifestato da decenni nei suoi riguardi da certi ambienti di un certo mondo legato in parte alla massoneria internazionale ed in parte alla ideologia comunista, i quali hanno usato, dopo avere maleficamente lavorato dietro le quinte, un certo genere e una certa fetta di mondo ebraico. Quel certo genere di mondo ebraico legato non a caso sia alla massoneria internazionale sia alla ideologia comunista. E da questi certi ambienti, e ripeto certi ambienti, e da queste certe persone, e ripeto ancora certe persone, che non vanno mai identificate col mondo ebraico e tantomeno con l'ebraismo, ma appunto a un certo mondo ebraico e a un certo ebraismo, c'è stato nel corso degli anni un fiorire di scritti, studi e libri palesemente inattendibili che falsano e snaturano completamente la figura storica di Pio XII. Non pochi dei quali scritti da ebrei che, in modo dilettantesco, si sono improvvisati storici dalla sera alla mattina. Il tutto mentre però, al tempo stesso, altri studiosi ebrei, essendo sia veri studiosi di talento, sia essendo persone mosse da autentica onestà intellettuale, hanno ripetutamente difesa la figura di Pio XII da accuse false e infondate, confezionate dall'interno di certi ambienti ebraici. Riconoscendo invece dal canto loro la eroicità di Pio XII e sentendosi obbligati sia come ebrei sia come studiosi sul piano storico a rendere ossequio alla verità e non alle ideologie. Possiamo forse noi annacquare Cristo nel disperato e inutile tentativo di dialogare a tutti i costi e costi quel che costi con chi rivendica la sacrosanta libertà di rifiutare l'incarnazione, la vita e la risurrezione del Verbo di Dio fatto uomo? Può il moderno sinedrio dire alla Chiesa di Cristo chi elevare agli onori degli altari e chi no? Può la Chiesa chinare prudenzialmente la testa e rinunciare a beatificare prudenzialmente un gigante come Pio XII dopo avere beatificato e canonizzato 4 pontefici su 8 del Novecento succedutisi da Pio X a Benedetto XVI? Il tutto, ben inteso, sempre a proposito del dialogo interpolitico chiamato impropriamente dialogo interreligioso. A cosa vogliamo giungere? A vergognarci di Cristo? Forse questo pericolo c'è ed esiste in concreto, se consideriamo che già il beato apostolo Paolo scriveva nella lettera ai Romani: non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. Non dobbiamo vergognarci di Cristo. Ma vivere con autentica fede
le parole che acclamiamo durante la Santa Messa sul suo corpo e sul suo sangue. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Con buona pace della suscettibilità del sinedrio antico e del sinedrio moderno, per dialogare col quale non possiamo certo sminuire in alcun modo il fatto che Cristo risorto per noi è inizio, centro e fine ultimo del nostro intero umanesimo. Vedete, il vero Concilio Vaticano II, appunto quello vero, non quello che taluni, incluso Andrea Riccardi, si sono inventati nella stagione del post-concilio, attraverso una solenne dichiarazione del Beato Paolo VI, afferma testualmente quanto segue. La Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti esse differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Tuttavia la Chiesa annuncia ed è tenuta ad annunciare il Cristo che è via, verità e vita, in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose. E tutti voi ben capite quanto il Magistero della Chiesa e i documenti del Concilio Reale, il Vaticano II, siano nettamente diversi dalle deviazioni del concilio surreale, vale a dire il concilio egomenico di certi teologi nato nel post-concilio. E quanto questi documenti di alto magistero ben si guardino dal promuovere, come invece fa il Riccardi, il sincretismo, il relativismo religioso e la svendita delle nostre verità di fede per dialogare a tutti i costi, e costi quel che costi, spesso anche e soprattutto con chi a monte non riconosce la nostra esistenza o il diritto stesso alla nostra esistenza di cristiani. Pertanto, quello splendido documento della nostra etate, nato dalla grazia dello Spirito Santo che ha infusa sapienza nei padri del Concilio Vaticano II, va letto bene e trasmesso altrettanto bene, ma soprattutto praticato meglio ancora. Perché né in esso né in altri documenti della Chiesa è scritto che bisogna bisbigliare a bassa voce il nome di Cristo, semmai con parole timidamente sussurrate, per non disturbare la suscettibilità del sinedrio di ieri e di oggi, giunto sino al punto di condizionarci nella beatificazione dei nostri servi di Dio. La risposta alla frase «così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi» la troviamo nel Vangelo stesso in un'altra solenne affermazione del Verbo di Dio fatto uomo, laddove afferma «non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento». Più volte questa frase, in mie omelie e conferenze, l'ho spiegata attraverso dei criteri di pura e semplice ingegneria. Cristo, anche raffigurato come pietra angolare che regge l'intera costruzione, ha edificato la nuova alleanza basandola sulle fondamenta dell'antica alleanza. Nessuno che voglia elevare una nuova casa reggendo la sua antiche fondamenta si metterà infatti ad abbattere queste antiche fondamenta dalle quali dipende la costruzione della casa stessa.
L'Antico e il Nuovo Testamento si fondono così in una unità, dando vita ad una solida costruzione, la costruzione tramite la quale il Cristo, edificando sulle fondamenta antiche, ha dato pieno compimento. E il compimento è Lui, l'Alfa e l'Omega, l'inizio, il centro e il fine ultimo del nostro intero umanesimo. E sulla base di questo principio, nessuno si dovrebbe irritare se noi cristiani ci proclamiamo per ciò che siamo, il nuovo e il vero Israele. Il tutto con buona pace di questa menzogna sulla risurrezione che si è divulgata fra i giudei fino a oggi. A voi tutti, carissimi, un felice augurio di buona Pasqua. Cristo è veramente risorto. Alleluia, alleluia.